Allora, vabbè, intanto se così mi puoi raccontare tanto l'inizio, come vi siete conosciuti con Chabrol. Sì. Una sorta di mito, anche perché lì il polar, che è il nostro noir, praticamente ha autori, se vuole addirittura ha privilegiato anche, cioè per via di autori stranieri. Per farti un esempio, l'autore più popolare in Francia è Simenon, e Simenon è Sì, è belga, sì, certo. Certo, sì, vero, infatti sono le barzellette, Non sì. solo i francesi, essendo sciovinisti, hanno molti dubbi di tutto ciò che è italiano, perché noi siamo i loro cugini inferiori, per certi versi, secondo lo sciovinismo francese. Quindi il fatto che io e Simenon, vabbè, chiaramente non voglio paragonarmi, anche perché Certo. Simenon scrive in francese, siamo stati accolti addirittura con le braccia l'una aperte, ma anche a gambe spalancate dalle femmine francesi, e la letteratura è femmina, non dimenticarlo, significa che evidentemente c'è qualcosa di estremamente cosmopolita. Ora, François Guérif era un grandissimo esperto di cinema, oltre che l'editore di Rivage. E nonché era amico fraterno e trentennale di Claude Chabrol, direi anche quasi quarantennale, perché anche se lui ha 15 anni di meno, è uno dei primi che ha scritto sulla Nouvelle Vague, su Godard, su Truffaut e su Chabrol, che sono i tre capostipiti Certo, da nuovo al banco. dell'invenzione della Nouvelle Vague, che era il cinema che nasceva dai cahiers Sì. contro il cinema di papà, quindi quello al quale sia il pubblico francese si era abituato. E allora, quando è uscito il conto dell'ultima cena in francese, cioè tutti i libri che piacciono a Guérif, li passa, li regalava a Claude Chabrol, che comunque agli amici. Ora, Claude Chabrol è stato folgorato dal conto dell'ultima cena. Tra l'altro, una piccola parentesi polemica: il conto dell'ultima cena mi è stato recentemente scippato come titolo da Monio Vadia, che ha Ah. intitolato una sua raccolta di barzellette indiche col titolo del mio libro celeberrimo. Per cui gli ho dovuto mandare una sorta di diffida. Chiusa questa parentesi polemica con Monio Vadia, Chabrol si è entusiasmato del conto dell'ultima cena e abbiamo iniziato a sentirci. Cioè lui proprio ti Perché non chiamava. mi hanno dato il telefono, mi telefonava, poi molto spesso non ci vedevamo perché quando andavo a Parigi lui era sul set, oppure io ero a Marsiglia, lui era a Lione, quindi non ci siamo praticamente mai incontrati. Fino al 1900, no, aspetta, 2007, dopo 10 anni di telefonate, finalmente ci siamo dati un voto perché abbiamo passato 3 giorni come se fossimo stati dei commilitoni al Festival di Lione del Polar, e i due ospiti d'onore eravamo io e lui. Per cui abbiamo passato 2 giorni in cui eravamo contemporaneamente, non so, Stanlio e Ollio, non so, Franco Franci, Cecoslovacchia, Otello e Iago, John Wayne e Dean Martin, un dollaro d'onore, perché tutto ciò che ci eravamo detti al telefono finalmente ce lo siamo detto a voce. E lo abbiamo detto per 3 giorni, 3 giorni della durata del festival, a un pubblico
appunto io non avevo tra l'altro ancora visto il film, e nel film che si chiama appunto L'innocenza del peccato, la madre della protagonista è una libraia, e Chabrol mi fa un grandissimo omaggio del quale non ero al corrente tra l'altro, in cui parla, fa consigliare a un cliente della libreria Il conto dell'ultima cena, dicendo che è un libro bellissimo di un italiano pazzo, una cosa ti aveva inquadrato perfettamente. E un'altra domanda, vabbè, naturalmente lui era appunto un personaggio straordinario e che avevi conosciuto tramite libri, cioè tramite i film. Sì, e, no, lo dicevo, un personaggio straordinario che avevi conosciuto tramite film, come di solito accade con un personaggio straordinario conosciuto e frequentato, non direttamente ma tramite l'arte, uno si fa magari un'idea che poi a volte non corrisponde al... nel momento del confronto, dell'incontro diretto. Qual è stata la prima impressione che ha avuto di Chabrol? No, no, ma appunto sai quando uno senti, hai visto tutti i suoi film, poi lo senti per anni e anni al telefono, poi lo vedi e come l'avessi già conosciuto precedentemente. Diciamo che la prima volta che ho bevuto con lui, ecco, e lui era uno che amava la buona tavola e non disdegnava di le serate dopo una decina di bottiglie di vino bevute con gli amici, quindi è stato immediatamente piacevole. Poi ero lui un uomo che aveva un grandissimo senso dell'umorismo, a un certo momento gli ho detto: senti, ma ti è piaciuto tanto Il conto dell'ultima cena, perché non hai fatto un film direttamente sul conto dell'ultima cena? E lui mi ha dato una risposta che degna di lui, folgorante, è che anni fa lui voleva fare un film sui Schivolanti, sì. Se non che la produzione è volata via, esattamente come i Schivolanti. Quindi al di là delle volontà di un grande autore c'è lo scontro con i produttori, in realtà, certamente. E poi, cosa vuoi che ti dica, è stato un incontro entusiasmante, perché se pensi, Chabrol è uno che ha trattato dei temi pesantissimi. La tragedia greca, quasi la tragedia classica, non so, nei Cugini, per dirti, c'è l'incesto, nella, non so, la Donne facili, la Porta del male, nei Tagliavole, la storia di un serial killer, e infatti io non so, perché la sfida di dei è 10 incredibili giorni, tra l'altro il romanzo era abbastanza mediocre, perché lei è un giallista, ma lui è giallista proprio nel senso stretto del termine, e lui l'ha reso un capolavoro strano, migliorando il romanzo, non so, in Violetta Nozier c'è il participio, in Un affare di donne c'è, non so, l'infanticidio, no? Sì, sì. L'uxoricidio nei fantasmi del cappellaio, la follia nel buio della mente, che tratta da un romanzo di Ruprede. Tra l'altro, invece, uno dei miei preferiti con Chabrol, sì, è, in italiano si chiama Trappola per un lupo, con Jean-Paul Belmondo, che è una delle sue migliori commedie nere. Perché se prima ti parlavo di tragedia, la forza di Chabrol è che lui stemperava con un grandissimo senso dell'umorismo la tragedia, trasformandola in materia di commedia. O anche il contrario, se pensiamo alle Donne facili. O anche il contrario, se pensiamo alle Donne facili, che comincia. Aspetta, quasi... Aspetta, entro un attimo, perché non si sente niente. Sì. Aspetta, entro un secondo, forse qua si sente meglio. Prova? Sì, sì, mi senti? No, no, beh, no, dicevo che insomma il contrario nel caso delle Donne facili, che magari comincia come una commedia e poi invece finisce in maniera drammatica. Sì, sì. No, ma appunto, era un grandissimo contaminatore. E un'altra domanda, naturalmente lui era evidente un grande lettore di gialli, di noir, avete parlato anche, avete confrontato i vostri gusti letterari?
attori che riuscivano a creare una sorta di contaminazione, quindi non il giallista puro fine a se stesso, ma la storia con molte chiavi di lettura. Non so, del conto dell'ultima cena, per dirti, c'è l'idea del sacro e del profano che coesistono. Lui è riuscito, non so, a liberarsi della ingombrante presenza della fede cattolica nel suo primo film, non so, Le Beaux Serges, che tra l'altro era stato finanziato da sua moglie, dalla prima delle sue mogli. Sì. A proposito di mogli, ti dico una cosa, perché lì era con l'ultima moglie. No, gli avevo chiesto che rapporto avesse con le donne, ovviamente gli avevo chiesto mentre sua moglie, non so, era la parente, per evitare di metterlo in imbarazzo, e mi ha detto una bellissima frase, che lui è assolutamente monogamo, che quando con sua moglie non funziona, la cambia. Che è più da regista americano che da regista francese. Sì, sì. Un'altra domanda. Intanto, vabbè, se forse in parte hai già risposto, se ci sono dei romanzi che avresti voluto, anche tuoi, che magari Chabrol avrebbe portato sul grande schermo. Ma guarda, qualsiasi mio romanzo, credo che fosse infatti gli Aretti delle volte, quelli tradotti in francese delle volte. Era, però quello, il suo preferito era proprio Il Conto dell'Ultima Cena, forse perché era il più complesso, forse perché addirittura era il più difficile da realizzare. E allora era una sorta di appuntamento che lui aveva col Conto dell'Ultima Cena, che poi per l'improvvisa scomparsa, perché è morto, che stava benissimo, quindi ha avuto anche una morte felice, anche se prematura, perché ormai ha 80 anni. Uno come lui è un ragazzino. Un'ultima domanda, secondo te c'è un... È un folletto, sì? Se te lo vedi davanti. No, dicevo, un'ultima domanda, c'è secondo te un erede di Chabrol al cinema, o qualcuno che in qualche modo, forse anche non solo al cinema, insomma, sia... Come, scusa? C'è secondo te un erede al cinema di Chabrol? Ma sai, secondo me effettivamente non ci sono mai eredi di nessuno. Ci saranno sicuramente giovani autori francesi che ruberanno qualcosa qui e qualcosa là da Chabrol e dagli autori preferiti di Chabrol. Uno dei nostri problemi in Italia è che, per dirti, non tutti i film di Chabrol sono arrivati, sì, come, non so, in Italia, per dirti, in Francia c'è un famosissimo attore che si chiama Jean Dujardin. In Francia è veramente un mito, in Italia non è arrivato un suo solo film. Vabbè, questo è il tipico problema. I film francesi noi non abbiamo occasione di vederli, e purtroppo anche alcuni di quelli di Chabrol non sono stati mai, sì, tradotti. Ok, allora l'ultima domanda e ti saluto. Stai facendo qualcosa? Stai scrivendo un nuovo romanzo? In primavera o a fine gennaio, in primavera uscirà l'ultima storia, quella definitiva, in cui c'è una sorta di... tra la dolce vita di Lazzaro, ci sono tutti i personaggi che ritornano, è una specie di addio a Lazzaro, non nel senso della morte di Lazzaro, perché l'ho già fatto morire, risorgere, ma è quello, il saluto, il gran saluto finale di Lazzaro, prima che io scriva altre cose. Ah, perché poi penserai di, insomma, cambiare anche un po'... No, penso di scrivere proprio di tutt'altro, cioè nel senso di ritornare alla chiave del romanzo di racconti, cosa che avevo già fatto con Io, non io, neanche lui, sì, con L'Ultimo dei